La tradizione del circo sbarca anche a Trani, ma nello chapiteau di Piazza Gradenico lo spettacolo, che ha fatto registrare il sold out nella serata di Santo Stefano e avrà il pienone anche nelle repliche di questa sera e del prossimo 6 gennaio, non prevede la presenza di animali, ma numeri ed esibizioni sul filo della fantasia. Uno spettacolo onirico, visionario e scintillante, con il rapporto tra circo e musica a prendersi la parte principale della scena. Un circo contemporaneo che si fa arte poetica nello spettacolo Johann Sebastian Circus, a cura della compagnia El Grito. Lo spettacolo, mescolanza di musica dal vivo e giocoleria, ha in Bach il suo protagonista. Lui torna e si adegua alla nuova musica, obbligando a numeri strambi i suoi musicisti e i danzatori. Tra di loro c'è anche un clown che cerca equilibrio in una vita stonata, un fragile punto d'incontro che forse si troverà in un violino. L'arte poetica di un circo contemporaneo è una primizia per il Sud Italia, una novità per Trani che per il cartellone di eventi natalizi ha puntato forte sulla cultura. Il circo contemporaneo in particolare è una novità, lo è a Trani sicuramente, lo è nel meridione d'Italia. Questa del circo contemporaneo è una tradizione che nel nord Italia è molto conosciuta e molto apprezzata, a sud di Roma non, quasi per nulla. E noi abbiamo pensato che in una situazione di grandi proposte, di tante proposte di spettacolo culturali che nel sud Italia si fanno e si fa fatica ad emergere, bisognava trovare una nostra caratteristica, una nostra specificità, e abbiamo pensato che questa poteva esserlo. Il sold out di stasera ci dice che forse abbiamo avuto ragione. Il fatto che stiamo prevendendo biglietti da Matera, Taranto, Lecce, un po' da tutta la Puglia, ci conferma ancora questa sensazione.